Ok, allora cominciamo questo piccolo corso di GIMP per poterlo imparare. GIMP sta per New Image Manipulator Program. Allora, la prima parte che inizierò a parlarvi, vi parlerò di cosa fa GIMP, cos'è GIMP, poi dopo inizieremo ad applicarlo, a vederlo e a provarlo. Allora, prima di tutto vediamo che cos'è GIMP. GIMP è un progetto nato da due studenti dell'Università della California, Berkeley, ed è patrocinato dal progetto NU. È stato fatto per una piccola tesina semestrale, è partito per un piccolo esame che loro dovevano fare, hanno creato GIMP e da quel momento è andato avanti il suo sviluppo. È realizzato e gestito a questo punto da quello che viene chiamato GIMP Team, che è un gruppo di programmatori liberi, free, senza ricevere compenso, che sviluppano e integrano questo software. È prima di tutto un programma libero, open source. Cosa fa GIMP? GIMP è in grado di fare disegni, di fare del fotoritocco e di gestire delle immagini. È capace a creare loghi, ridimensionare, tagliare, modificare, cambiare i colori, convertire formati. Cosa significa? Che io posso prendere un formato e metterlo in un altro, perché posso prendere il JPEG e metterlo in BMP o la BMP a JPEG o un GIF o in altri formati. E che è in grado di creare animazioni in formato GIF, famose immagini che noi vediamo quando andiamo su internet, vediamo dei piccoli iconi, che delle piccole immaginine che giocano, che si muovono, eccetera. Moltissime volte viene usato, almeno nel mondo che noi conosciamo, come un programma al posto del programma Photoshop, che è invece un programma a pagamento. Dagli sviluppatori moltissimi lo considerano un clone dell'open source. In realtà gli stessi sviluppatori lo mettono ben in chiaro: GIMP non è Photoshop, GIMP è un progetto completamente diverso. È multipiattaforma. Cosa significa? Significa che mentre Photoshop sappiamo benissimo che gira sotto Windows o sotto altri due o tre sistemi, GIMP è in grado di girare su moltissime altre piattaforme. Parliamo di Linux, parliamo di Windows, parliamo anche di Macintosh, eccetera. Come abbiamo detto, è fatto da sviluppatori liberi, non pagati, e viene considerato, viene realizzata la release, viene utilizzato il metodo del numero pari e del numero impari. Cosa significa? Significa che le versioni con numero pari sono quelle che vengono considerate il programma stabile, la versione impari è un programma che è in fase di sviluppo e lo stanno testando, quindi non è stabile. Quindi quando io andrò a scegliere la mia versione di GIMP che voglio utilizzare, quando utilizzerò la versione stabile, quella considerata ufficiale e distribuita, se prendo una versione instabile posso avere qualcosa in più, però potrei avere dei problemi. Quindi è un attimino scelta dell'utente se lo vuole utilizzare in una certa maniera o in una certa. Questa particolare divisione dei numeri pari e dei numeri dispari viene molto usata nel mondo dello sviluppo. Si considera l'ultimo numero. L'ultimo numero. L'ultimo. Come abbiamo detto, un numero stabile e il numero dice per versioni instabili. Okay. Allora, cerchiamo di capire com'è stato fatto GIMP. GIMP è stato utilizzato per fare l'interfaccia, il GTK, che sarebbe The GIMP Toolkit. GTK poi è stato utilizzato per fare il famoso desktop GNOME. Non so se avete visto in Linux, noi abbiamo diverse distribuzioni e diversi desktop, una di queste è il GNOME, ed è stato utilizzato lo stesso sistema di sviluppo del GTK. Allora, cosa significa il fatto di essere open source? Open source significa che io sono in grado di leggere completamente tutti i sorgenti, quindi ho subito molte force. Cioè, cosa significa? Significa che
è stato utilizzato da altri sviluppatori che poi ne hanno adattato per le proprie esigenze. Come possiamo vedere, GPVS è stato creato per utilizzarlo sotto Microsoft. Il GIMP.app è il porting su macOS. Avanti. È stato fatto l'OS X GIMP usando Quartz, GIMP Shop è una modifica di GIMP che segue molto l'interfaccia di Photoshop. Teniamo presente che l'interfaccia e l'utilizzo della grafica che usa GIMP è molto diversa da quello che è il Photoshop o di tantissimi altri. Non è, cioè, la logica è sempre stessa, però mentre Photoshop io apro le due barre laterali, GIMP usa delle finestre completamente indipendenti. Vai pure avanti, fa GIMP Photo, che assomiglia sempre anche questo a Photoshop, prego. Vai pure avanti tranquillamente. Hanno creato per esempio il GIMP Paint come in GIMP, che è una force di GIMP 1, che è stato usato per esempio per fare dei film quali Harry Potter, la pietra filosofale, è stato usato per fare The Light, Grinch, Stuart Little 2, il pianeta delle scimmie stesso è stato utilizzato questo programma per fare delle animazioni a questo riguardo. La mascotte ufficiale è Wilbur è questo, io direi è una forma di cagnolino, di lupetto. Una volpe. Dopodiché negli anni poi ha subito delle modifiche per poter essere più utilizzato, eccetera. È nata il 25 settembre 1997 ed è stato creato da Thomas Kosmanen, suo nick è Tiger. Dove posso prelevare GIMP? GIMP io lo posso prelevare dal sito http://www.gimp.org. Qui io posso prelevare, quindi qualsiasi sia la mia macchina, io posso andare a prendermi il famoso GIMP da questo sito. Nel caso invece, per esempio, di Ubuntu, io posso andare a prenderlo dallo stesso software center. Se io vado a vedere per esempio questa parte qua, su applicazioni Ubuntu Software Center, scrivendo per esempio GIMP, mi viene la possibilità di poter selezionare, in questo caso mi dice da nuovi perché esiste già, non mi viene data la possibilità di poterlo installare premendo semplicemente il pulsante. Dopodiché si possono anche fare tutto quello che è l'installazione, scaricare i pacchetti, installare, diciamo, sono una cosa un pochino più completa per chi lo desidera, ma gli amanti della linea di comando tendono a fare una cosa del genere. Se avete bisogno di andare per altre ulteriori istruzioni, a questo indirizzo gimp.link.it vi dà tutte le istruzioni per eventualmente installare il vostro GIMP senza usare Ubuntu Software Center, magari per poter prendere anche la versione stabile, perché è presente che la versione che viene messa nell'Ubuntu Software Center è la versione ultima considerata stabile, ma se io desidero avere una versione, quella nuova o quella che verrà, con possibilità anche di avere dei piccoli problemini, ho la possibilità di utilizzare. Se ci sono prima delle domandine qua. Sì, metterò queste slide a disposizione su internet, quindi potete eventualmente tirarle giù senza dover distruggere tutto di corsa, eccetera. Sul sito del Vendolo, ok? Quindi dopo, man mano io ve le metto, dopodiché voi vedete, eccetera. Andiamo avanti. Allora,
Come abbiamo detto, funziona GIMP. GIMP, a differenza di tantissimi altri programmi, utilizza il discorso di una serie di finestre multiple per i suoi vari strumenti. Come abbiamo detto, è più flessibile sotto alcuni punti di vista, ma viene molto criticato, specialmente da chi usa o chi non è in grado di usare i famosi desktop virtuali. Cosa intendo? Nel caso, mentre GIMP è stato fatto da programmatori per grafici, GIMP è stato fatto da programmatori per programmatori. I programmatori tendono per esempio moltissimo a lavorare utilizzando più schermi, quindi hanno uno schermo, un sistema di sviluppo, sul secondo schermo hanno il programma che sta girando, così vedono in tempo reale cosa sta succedendo, fanno il debug da una parte e la visualizzazione. GIMP è stato utilizzato e ragionato in questa maniera. Cosa significa? Significa che io ho una possibilità di immagini differenti. Se io vado a prendere il mio famoso GIMP, che qua lo potete prendere, almeno nelle vostre macchine, la grafica GIMP, io ho tutta una serie di finestre, lo vedete, indipendenti l'una dall'altra. Cosa significa? Significa che se io mi trovassi due schermi sullo stesso computer, ve lo posso anche far vedere ovviamente, se vedete posso mettere il disegno da una parte e gli strumenti dall'altra, senza andare col famoso discorso di andare sopra il disegno dove sta disegnando quegli strumenti. Praticamente, per darvi un'idea così veloce, se io vado a prendere un monitor, tolgo via questo e lo applico, vedete che da una parte ho un'immagine. Io posso andarmi a prendermi questi per esempio strumenti e mettermele qua, non si vede, per esempio, ma io ce li ho su un secondo video qua. Io non vedo lo schermo qua, ma vedo per esempio il livello, cosa che voi invece non vedete in questo momento. Quindi io posso tenermi tutto quello che sono i vari strumenti, spostarmeli in una seconda maschera in modo tale che voi non lo possiate vedere. Ok? Intorniamo lo schermo. Questa è una funzione che viene molto utilizzata, però non è di facile utilizzo, nel senso che tutti siamo abituati di solito ad avere un unico monitor dove io metto tutto e quindi causa un po' di scombussolamento, specialmente le prime volte. È un metodo di lavoro che viene molto, come ho detto, viene molto utilizzato dagli sviluppatori, che gli lasciano questa possibilità, cioè da una parte metto il programma che sto applicando, classico sviluppatore web, da una parte fa le modifiche del suo sito, dall'altra vede cosa sta succedendo, senza dover chiudere quello che è lo sviluppo, aprire la parte della visualizzazione e così via. Però, come abbiamo detto, su quello che sono dei sistemi operativi dove non prevede la possibilità di avere più schermi o più desktop virtuali, classico è Windows, io entro un attimino in difficoltà. Perché? Perché in quel momento, avendo le barre che io posso andare, che posso andare sopra il mio disegno, entro un attimino e posso andare un attimino in difficoltà nell'utilizzo se non riesco a capire bene come funziona.